che ospita con grandissimo piacere questa conferenza stampa presso questa sede, e vorrei solo dire due parole molto velocemente perché le banche devono fare un'altra cosa. Banco Popolare è un gruppo molto esteso, poco conosciuto come marchio ancora, ma in realtà rappresentativo di una quantità di marchi che voi ben conoscerete: Banca Popolare di Novara, Popolare di Lodi, Credito Bergamasco e quant'altro, Popolare di Verona per non offendere la casa madre, e ha una matrice ancora e sempre cooperativa, e in questo senso, nello spirito dei nostri vertici e nel nostro, di molti di noi dipendenti, c'è quello di essere vicini a tutte le forme di cooperazione e di volontariato che ci siano. Abbiamo una logica di fortissima contribuzione verso le associazioni, verso le cooperative, eccetera, che si esplica in due forme: una attraverso le fondazioni che si occupano delle erogazioni liberali, e una attraverso la banca che sovvenziona direttamente nel caso di operazioni finanziarie, molto spesso anche a condizioni vantaggiose per i soggetti appartenenti a questa cooperativa, a questo mondo cooperativo. Siamo molto contenti, tramite la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, che è la banca del territorio che occupa la zona nella quale si svolgerà il festival, di esserci. Ci siamo incontrati con Edo e in due secondi abbiamo trovato il punto d'incontro sui nostri progetti, perché c'è molta vicinanza di intenti. Mi fa molto piacere dire che il 12 aprile, questo è l'unico punto sul quale intervengo nel programma, il 12 aprile alle 2:30 del pomeriggio ci sarà un convegno, venerdì 12 aprile, a Lucca presso il Real Collegio, al quale parteciperà direttamente il presidente del Banco Popolare, avvocato Carlo Frattapasini. Sarà moderato da Edo e saranno presenti, mi manca solo una piccola conferma ancora, il presidente neonominato delle ACLI, Giovanni Bottalico, e il consigliere delegato del gruppo CGM, che è il più grande gruppo cooperativo esistente in Italia. Sono oltre 1000 cooperative sociali, 48.000 persone che ci operano. Il tema sarà molto attuale, ed ecco perché ci spendiamo un po' la faccia come banca: sarà sistema finanziario e bene comune. E lì vedremo che cosa ne scaturirà. Insomma, Edoardo saprà provocare e vedremo come reagiranno gli altri attori. Io adesso mi ritiro in buon ordine, lascio addirittura il posto a chi vuole sedersi in prima fila e passo la parola ai relatori. Buongiorno a tutti, io sono Roberto Amen, faccio il giornalista televisivo, ma siccome, diciamo così, sono un volontario anch'io, coordinerò questa presentazione. Faccio soltanto una piccola premessa, che occupandomi di politica, essendo a Rai Parlamento, ho seguito come tutti quanti la campagna elettorale, eccetera. Nei tanti punti che tutti i partiti hanno messo in programma per farsi votare, mi pare che di volontariato se ne parli adesso, forse non so se per niente o pochissimo, diciamo pochissimo, forse il PD ha qualche cosa. E quindi questo è una cosa, appunto, che io metto sul tavolo per richiamare la vostra attenzione. È una distrazione, c'è un motivo per cui la politica non si occupa, il mondo politico non si occupa del volontariato, non lo so, probabilmente questo potrebbe essere argomento di discussione e i tanti intervenuti qua autorevoli magari ci potranno chiarire su questo punto. Io ho notato questa cosa e mi ha fatto un po' dispiacere. Credo che l'Italia sia uno dei pochi paesi in cui le donazioni non hanno un regime fiscale adeguato, particolare, non ci sono incentivi per chi si spende nel mondo del volontariato. Forse questa è una cosa che magari in qualche modo, anche in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, è una cosa che andrebbe corretta. Capisco che non è facile, c'è un governo in formazione che mi sembra piuttosto abbia una strada piuttosto in salita, vedremo nei prossimi giorni se si concluderà o come evolverà la situazione. Certo che il mondo del volontariato, secondo me, si deve far sentire ancora di più. Non è nelle nostre corde, no? Raccontare, dire quello che facciamo e magnificare
il nostro lavoro, però forse magari un pochino di più ci dobbiamo sforzare per costringere, diciamo così, le istituzioni ad avere un occhio diverso, a capire che il volontariato è, adesso non vorrei esagerare, è uno dei pezzi pregiati e più puliti del nostro paese, come tutti voi in qualche modo saprete. Basta, questo iniziale predicozzo, ma credo che siano un po' questi poi i temi su cui ci si deve confrontare e che bisogna portare all'attenzione delle istituzioni, perché non si può più andare avanti così. E quello che fa il mondo del volontariato in questo paese è straordinario ed è anche, come dire, supplisce, come tutti sapete meglio di me, supplisce a una serie di carenze delle istituzioni. Io direi di dare, allora, io premetto che non ho mai seguito il Festival del Volontariato, quindi questa è una mia, quindi sono qua come voi a capire, a cercare di capire. Ho visto il programma, è fittissimo, c'è una miriade di cose che qualcuno ci dovrà illustrare, quindi do la parola a Edo Patriarca, che è presidente del Centro Nazionale per il Volontariato, un amico, una persona che nel mondo del volontariato posso dire che è una delle colonne, insomma, senza esagerare, un capitello, prego. Sì, io ringrazio Roberto per aver accettato di condurre questa presentazione, ringrazio anche Stefano Cerrato che ci ha offerto il Banco Popolare, Stefano in particolare che ci hanno offerto, e tutti i dirigenti che sono qui presenti, Gabriele, Francesco, che ci hanno offerto questa sala. Non è una scelta a caso, nel senso che, lo diremo e verrà presto reso noto, insieme a Banco Popolare, appunto col Centro Nazionale per il Volontariato, è in corso un progetto che vedrà protagonista appunto il Banco Popolare per costruire un percorso, diciamo, di accesso al credito, di aiuto innovativo rispetto anche alle altre esperienze. I tempi stanno maturando e quindi spero davvero che questa sia anche una buona notizia per le nostre organizzazioni, un'altra offerta tra le tante che oggi sono, diciamo così, sul mercato. Ecco, il Festival del Volontariato, in cartellina avete i dati e un po' anche la struttura, provo ad essere breve e sintetico perché dopo vorrei dare la parola, Roberto sarà lui a condurre, a Linda Sabatini dell'Istat e del professor Flint che sono qui ospiti con noi perché tra l'altro parteciperanno alle giornate di Lucca. Vorrei dire 3-4 concetti, 3-4 pensieri. Il primo è che questo festival si colloca in un momento anche, diciamo così, abbastanza delicato della vita del nostro paese. Non ce lo siamo scelti noi quando lo abbiamo programmato e credo che potrà essere un segnale in quei giorni, un segnale che noi, nel mondo del volontariato e del terzo settore, di solidità, diciamo, di presenza, ecco, rispetto alla fatica che la politica sta vivendo in questi mesi, in questi giorni anche, no? Quindi quelle giornate mostreranno che certo c'è la fatica della politica, ma c'è anche una presenza diffusa e articolata del mondo del volontariato, del terzo settore in generale, che ha una sua solidità, una sua consistenza. Ecco, c'è il paese, c'è l'Italia, nonostante la fatica del tempo che stiamo vivendo. Quindi sono giornate, devo dire, secondo me, collocate, passatemi la parola, provvidenzialmente forse al posto giusto, ecco, sarà un passaggio in cui forse in quei giorni cominceranno le votazioni per eleggere il nuovo presidente. Noi daremo testimonianza che c'è ancora il buon paese, fatto di persone operose, di persone che fanno servizio, di gratuità, ma devo dirvi anche di cultura, di un'idea di paese, di un'idea di comunità, di un'idea di democrazia. Secondo pensiero è diciamo lo slogan di questo festival, dentro tutti. Se voi guardate il logo è una città che abbraccia, però una città aperta, non è un abbraccio chiuso.
dentro tutti, perché crediamo che si debba ridire ancora una volta che questo nostro paese può andare, può pensare anche a un futuro, a un suo futuro con speranza, se non lascia indietro nessuno. Dentro tutti vuol dire che la parola cittadini o cittadinanza non riguarda soltanto alcuni o alcune categorie protette, ma riguarda tutti, in particolare appunto gli ultimi, coloro che in questo tempo stanno facendo fatica. È un messaggio che, devo dire, anche ci ricorda Papa Francesco nelle sue ultime, in queste prime uscite, questo richiamo continuo a non lasciare, a custodire gli altri, a farci attenti agli altri, soprattutto a coloro che hanno bisogno, diventa una priorità. Ed è una priorità per il volontariato. Questo dentro tutti vuol dire che noi abbiamo cuore tutti coloro che in questo paese stanno facendo fatica. Dentro tutti con le braccia aperte non vuol dire una cittadella chiusa, ma anche una cittadella che è accogliente, che è disponibile ad accogliere anche i cittadini che verranno, i cittadini che si stanno avvicinando nel nostro paese, che stanno entrando nel nostro paese. Quindi dentro tutti aperti, perché soltanto un paese aperto può pensare e immaginare un futuro di speranza. Un paese rinchiuso in se stesso non va tanto lontano. E credo che il volontariato e il mondo del terzo settore abbia sempre testimoniato questa dimensione dell'accoglienza, dentro tutti. Terzo messaggio che vorrei dirvi è che nella struttura del festival quest'anno abbiamo introdotto una novità rispetto alle precedenti edizioni, una che la vivremo dentro la città, dentro Lucca. Nelle precedenti edizioni il festival era collocato in una struttura della fiera periferica alla città. La scelta non è soltanto una scelta, come dirvi, organizzativa, è una scelta anche simbolica, nel dire che le cose che andremo a vivere insieme riguardano la città, non riguardano soltanto il mondo del volontariato, riguarda la città, le famiglie, abbiamo coinvolto i commercianti, abbiamo coinvolto tutti, le istituzioni, per dire che ci parliamo con tutti e vogliamo coinvolgere tutti. E il secondo elemento di novità rispetto alla struttura classica di un festival, sapete, ci sono i seminari, ci sono le tavole rotonde, ci sono varie iniziative di collaterali, dei momenti di festa, perché ci siamo detti una festival del volontariato non può non avere anche momenti di festa, che coinvolga anche le famiglie, i bambini, insomma, un momento di gioia. Ecco, abbiamo ritenuto bello e importante proporre delle lectio magistralis, qui sono presenti alcuni nostri amici che ne svolgeranno alcune, le abbiamo chiamate così per usare un nome un po' latino e anche un po' impegnativo, per tentare di spiegare e di ridire alcune parole che ci sono care, e non sono care soltanto al volontariato, ma sono parole care a tutti. Il volontariato le testimonia, le rende, come dirvi, le mette in evidenza, le mette in luce con questo gesto di servizio, però sono parole che crediamo, parole che appartengono a tutti. Allora avremo alcuni amici che hanno accettato con grande generosità di essere presenti in quei giorni, persone anche di grande valore, che proveranno a rispiegarci alcune parole che sono care a tutti. Io qui, se volete, ve le cito soltanto, ma molto velocemente: giustizia, dono, legalità, cooperazione, benessere, trasformazione, liberazione e tante altre. Cioè provare a ridire e masticare nuovamente queste parole di cui talvolta abbiamo perso il significato. Il messaggio che vogliamo dare qual è sostanzialmente, e qui davvero concludo, che non siamo soltanto persone generose, persone che stanno sulla frontiera, persone che quando è ora si rimboccano le mani che si attivano perché una persona davvero possa essere accompagnata e aiutata. Per usare una bella immagine di Luciano Tavazza, non siamo soltanto i barellieri della storia, che pure sono importanti i barellieri della storia, perché quando uno non sta bene bisogna aiutarlo, se uno ha fame bisogna dargli da mangiare, e questo lo facciamo in tanti modi e con tanta passione. Ecco, però non solo questo. Credo che il volontariato, il mondo del terzo settore, sia portatore anche di una cultura che non conosce la distinzione destra-sinistra, che non conosce la distinzione credenti e non credenti,
è una cultura che è nata nello stare insieme agli altri, nell'accompagnare gli altri. E quindi queste parole che noi rioffriamo al nostro paese, ai lucchesi anche ovviamente, è un modo per dire: guardate che noi siamo lì, c'è la protezione civile, ci sono le associazioni educative, ci sono le associazioni che aiutano gli anziani, tantissimi, sapete, conoscete questo mondo articolato, ma siamo lì anche con una testa, non c'è solo il cuore, ma c'è anche la testa, c'è una cultura. Allora quelle parole vogliono dire che noi vogliamo, siamo un soggetto pubblico, siamo un soggetto anche culturale, e proporremo con un approccio molto unitivo, ecco, cioè il nostro mondo è un mondo molto più unito di quanto appaiano altri mondi, perché sapete, se ti misuri coi problemi, con le cose da fare, con le urgenze, scatti immediatamente l'approccio cooperativo, perché se devo fare qualcosa di utile e importante non sto tanto a distinguermi, l'importante è essere lì. Noi siamo lì, però con un'idea di paese. Queste parole rispiegate da persone molto care, molti amici del volontariato, è un modo per dire: ecco, siamo anche una proposta. Sì, no, mentre dicevi queste cose, scusate, un po' per deformazione professionale, facevo un parallelo con il mondo politico ancora, scusate se ci ritorno. E questa inclusività che anche proprio, no, si vede evidente nel marchio, nel logo, eccetera, mi pare che da altre parti sia proprio esattamente il contrario, no? Ci sono pezzi di politica che non si parlano, che non si vogliono parlare e che sono realmente incompatibili tra di loro. Va bene, a parte questa considerazione, io credo che queste parole d'ordine che ci ha dato Edo siano importanti, appunto, vadano, come dire, tra virgolette, esportate nella società. Bisogna che tutti quanti ci impegniamo a contaminare di più la società con il nostro modo di essere, con la filosofia, con l'etica del volontariato. Ha detto Edo che ci sono dei relatori importantissimi, ha parlato del professor Giovanni Maria Flick, che è stato presidente emerito della Corte Costituzionale, nonché ministro della giustizia, se non sbaglio, del governo Prodi numero uno. Poi c'è Linda Laura Sabbadini, a cui io adesso do la parola, dico bene, sì, fate bene, che è direttore del Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, quindi dell'istituto che non fa sondaggi, ma insomma dà un po' l'immagine del paese in maniera forse più obiettiva, ecco, diciamo che è un istituto non di parte. Prego. Molto attenta, Linda, alle nostre vicende di terzo settore, quindi la ringrazio. Intanto grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere e sarò presente a Lucca appunto anche in questo quadro di riflessione su delle parole chiave, io in particolare sul benessere, che è stata una delle cose su cui ci siamo ultimamente impegnati di più, anche in un modo completamente nuovo, ci tengo a dirlo, perché molto condiviso proprio anche con il volontariato, con l'associazionismo in generale, cioè abbiamo deciso di non scegliere degli indicatori che vanno oltre al PIL, che fossero indicatori caduti un po' dall'alto, dalla comunità scientifica o da noi stessi, ma condivisi insieme con tutto l'associazionismo, le parti sociali, eccetera. E proprio da questo viene fuori un quadro interessante, l'abbiamo diffuso un po' di tempo fa recentemente, un quadro interessante anche che riguarda il volontariato, che noi abbiamo messo all'interno del concetto di benessere come un elemento fondamentale per lo sviluppo del benessere di un paese. E in sostanza il dato fondamentale che emerge è che siamo un paese dove con una scarsa fiducia negli altri, una scarsa fiducia nelle istituzioni, questo è visibile ormai, è agli occhi di tutti, i voti che vengono dati ai partiti, siamo al 2, al Parlamento a 3, alla giustizia a 4, non a caso questo, cioè, indica un distacco pesantissimo, molto preoccupante, e anche una scarsa fiducia negli altri. Siamo tra i paesi OCSE con una percentuale bassa di persone che hanno fiducia negli altri, al 20%.
Quindi considerate che nei paesi nordici si sta intorno al 60, quindi questo è un elemento che proprio dal punto di vista anche delle prospettive di ripresa del nostro paese è un elemento criticissimo. E già solo pensando a questo, e questo contrasta, se vogliamo, è un dato negativo che contrasta con due elementi di forza che abbiamo, che è la soddisfazione che i cittadini hanno nei confronti delle relazioni familiari e questa rete familiare che con grande fatica soprattutto le donne reggono, e quindi qui una criticità c'è, ma una rete familiare importante, e la ricchezza del mondo del volontariato che si evidenziano in forte contrasto con questo, diciamo così, clima di fiducia pesante. Allora, quello che mi sentirei di dire è questo: dai dati emerge che il 10% della popolazione ha svolto attività gratuita per associazioni di volontariato all'interno del nostro paese, che il 14% finanzia associazioni in senso lato, ovviamente un finanziamento che può essere anche piccolo, di varia natura, però si attiva, diciamo, in questo senso. Quindi questo vuol dire che ci sono delle reti sociali importanti che possono essere un grande patrimonio di questo paese, soprattutto in rapporto alla fase così critica che stiamo vivendo, e che è ancora una rete sbilanciata come presenza, molto più presente al nord che non al sud, che tra le debolezze, diciamo, che ha non ha solo il fatto di avere bisogni maggiori, di avere meno servizi, ma di avere anche meno reti sociali. Questa cosa contribuisce anche a una minore fiducia. E siccome questo mondo è un mondo ricco, lo diceva Edo prima, è un mondo ricco perché poi le persone che si attivano nel volontariato sono anche persone che sono più soddisfatte della vita, dai dati che ci emergono, che sono più soddisfatte delle varie dimensioni della vita, sono persone che si attivano di più anche su altri fronti, che fruiscono di più di cultura, che leggono, insomma, è un mondo ricco da cui questo paese ha molto da guadagnare, perché è un mondo che sta vicino ai deboli, è un mondo che si fa carico di tantissimi problemi dei soggetti più vulnerabili del paese, e in una fase in cui la crisi ovviamente colpisce proprio di più questi settori, e questi settori rischiano di peggiorare la loro situazione, è una vera risorsa del paese. E in questo senso quindi non è un caso che abbiamo inserito questo aspetto del volontariato come un elemento cruciale e fondamentale per lo sviluppo del benessere del paese. Quindi io parteciperò con grande entusiasmo a questa cosa, cercando anche di analizzare in questo caso, nel mio caso specifico, il nuovo approccio del benessere che abbiamo cercato di delineare anche come strumenti di misurazione insieme con tutto il mondo dell'associazionismo. Posso fare una domanda? Sì, visto certo. Che mi incuriosisce molto, c'è una relazione fra il fatto che le persone non hanno grande fiducia nelle istituzioni e il fatto che invece ci sia, possiamo dire, un alto numero di volontari? Cioè è una compensazione? Per certi versi è una compensazione, per altri versi significa anche che non è sufficiente, cioè significa anche che non è sufficiente, non basta da solo il volontariato per poter garantire un livello di fiducia nel paese più elevato negli altri. Cioè c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte, il volontariato non si può sostituire a tutto. Anche se in molti casi si sostituisce, sono delle funzioni sociali che sono svolte assolutamente, interamente. Assolutamente, questo è giusto, però è anche giusto che ognuno si assuma responsabilità. Uno degli elementi fondamentali, anche delle cause fondamentali del clima di sfiducia generale che c'è nel paese verso gli altri, è anche quello del clima di sfiducia che c'è nelle istituzioni. Se le istituzioni non riescono a fare la loro parte creando un clima di fiducia, un rapporto diretto ai cittadini, e guardate che i cittadini quando vedono le istituzioni che funzionano e che fanno gli interessi dei cittadini, lo riconoscono. Perché i pompieri, per fare un esempio, cioè i vigili del fuoco, hanno preso come voto 8,1, che vuol dire che tantissimi hanno dato 10. Questo vuol dire che quando si vede
che una istituzione è vicina ai cittadini e i vigili del fuoco mettono a rischio anche la loro vita per salvare i cittadini in molti casi, i cittadini lo riconoscono e danno il voto che danno. Se questo succedesse per tutte le istituzioni, il clima di fiducia nel paese non sarebbe a questo punto. Per questo dico, non basta il volontariato, perché ognuno deve fare la sua parte, le istituzioni devono fare la loro anche investendo di più sul volontariato, per esempio. Tra l'altro, parlando di Vigili del Fuoco, c'è il collegamento, perché in alcune zone d'Italia i Vigili del Fuoco sono volontari, in Trentino per esempio è un corpo volontario, quindi non dipende dal Ministero degli Interni, quindi non è un'istituzione. Benissimo, professor Flick, lei insomma ha navigato in tutti i mari, sia quello della politica che quello della giustizia, tutti i mari per la verità un po' perigliosi. Navigazione tempestosa. Navigazione tempestosa, devo darle ragione. Io ho partecipato alla campagna elettorale in un partito, non vi dico quale, potete immaginarlo se pensate che nel 96 ero ministro della giustizia del governo Prodi. Ho partecipato come capolista al Senato, naturalmente non ce l'ho fatta perché la legge elettorale è un po' assurda, prevede dei quorum regionali impossibili. Ho verificato l'esperienza di Amen. Credo di essere stato uno dei pochi, se non l'unico, che ha parlato di terzo settore e di volontariato, ricordando la necessità e l'importanza di valorizzare il volontariato, dirò poi perché, è un diritto dovere. Quello del volontariato, un diritto e un dovere insieme, con particolare riferimento per esempio alla tematica dello sviluppo dei beni culturali, non voglio parlarne adesso, ma per dire questo distacco, questa frattura enorme tra istituzioni e volontariato. Perché sono approdato al volontariato? C'era a me la mia navigazione perigliosa sui temi della giustizia, come ministro prima, poi come professore, come giudice costituzionale. Ecco, a completamento di questo percorso, in cui mi ero occupato sempre molto di diritti e separatamente di doveri, ho cominciato a capire l'articolo 2 della Costituzione, la sinergia, il collegamento tra i diritti fondamentali e i doveri di solidarietà che si tengono a vicenda. Proprio per questo ho cominciato ad avvicinarmi al mondo del volontariato e sono qui come sarò a Lucca su un tema specifico per dare una testimonianza di quanto il volontariato faccia parte del tessuto costituzionale, e vi dico subito perché. Non solo il volontariato nel mondo della giustizia, che è quello di cui mi sono occupato o mi occupo di più, dico subito, lo ripeterò alla fine se avrò il tempo, senza il volontariato il nostro sistema penitenziario si chiuderebbe stasera stessa. Dirò dopo perché. Ma in un discorso generale. E allora, perché le parole chiave? È già stato detto, ma voglio ripeterlo. Per uscire dalla crisi con la partecipazione di tutti. Per ritornare ad avere e a dare quella fiducia, quella speranza che lei ci diceva non esiste più, e darla non solo agli altri, ma a noi stessi. Ma io aggiungo anche, alla luce della mia esperienza, per rileggere, anzi per leggere la Costituzione prima di riscriverla. Siamo tutti tentati di riscrivere la Costituzione, ciascuno come gli fa comodo. La maggior parte di quelli che vogliono riscrivere la Costituzione non l'hanno letta o l'hanno letta male, perché se rileggiamo la Costituzione troviamo quelle parole chiave che sono le parole chiave del Festival del Volontariato. E questo mi porta all'altro passaggio, lo avete scritto nella bozza di comunicato stampa, per promuovere nei giovani, queste parole chiave, e non solo in loro, una cittadinanza responsabile. Concordo con Patriarca, alle soglie del terzo millennio, paradossalmente, la cittadinanza che 200 anni fa con la Rivoluzione Francese era nata come momento di eguaglianza, alle soglie del terzo millennio sta diventando un momento di discriminazione, perché i diritti fondamentali si tende a riconoscerli soltanto ai cittadini per appartenenza, diritto di nascita, eccetera, eccetera. Mentre l'esperienza dell'ultima guerra, la Carta, la Dichiarazione Universale dei Diritti,
ci dovrebbe aver insegnato che i diritti fondamentali appartengono all'uomo, alla persona, non solo al cittadino. Tutto questo ci porta immediatamente al tema dell'accoglienza dei migranti, della garanzia dei diritti fondamentali, in cui tanto fa il volontariato. In altre parole, quelle parole chiave sono il modo per cercare di attuare i valori cardine della nostra Costituzione: democrazia, eguaglianza, pari dignità, solidarietà, laicità, non tanto e non solo nel senso di rapporto Stato-Chiesa o Stato-religioni, nel senso del rispetto reciproco, perché la laicità, che è un valore fondamentale della Costituzione, anche se non è questo, vuol dire questo. Libertà e lavoro. E guardate, sono valori fondamentali per la convivenza che abbiamo dimenticato o sacrificato o ridotto soltanto a dei valori formali, nella logica di una globalizzazione che ha come punto di riferimento unico soltanto il profitto. Allora, quelle parole chiave, se ci fate caso, e non le ripropongo, se non per sottolineare ad esempio che quando parliamo di benessere, il pensiero corre immediatamente alla salute, perché la salute non è più soltanto assenza di malattia, la salute, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è benessere. Quindi tematica del volontariato e della salute. Queste parole chiave sono, se ci fate caso, l'espressione della solidarietà. Sono la premessa e la linea guida del volontariato, sono, qui arrivo più al mio tema, il modo concreto per realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale attraverso cui si attua la solidarietà. E qui entro completamente nel mio terreno, ho voluto segnarmi queste cose per farvi perdere meno tempo possibile. Noi abbiamo nella Costituzione un articolo 2 che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, anche della donna naturalmente, come singolo e nelle formazioni sociali, importantissima questa dimensione, e che contemporaneamente richiede a tutti l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Tutto si tiene, non ci sono diritti senza contemporanei doveri. I miei doveri sono i suoi diritti, i suoi e viceversa. L'articolo 3 si spinge ancora più in là. Pari dignità sociale, oltre all'eguaglianza formale di fronte alla legge. Pari dignità sociale vuol dire eguaglianza soprattutto per i più deboli, i bambini, i migranti, gli anziani, i malati, le donne, i senza casa. E a questa pari dignità sociale, perché non rimanga soltanto un'etichetta, i detenuti, e vedremo perché, l'articolo 3 aggiunge che è compito della Repubblica, cioè di tutti noi, rimuovere, lo cito testualmente perché è veramente molto bello, gli ostacoli economici, di ordine economico-sociale che limitano di fatto, di fronte a un'eguaglianza formale di tutti, la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione, ecco la cittadinanza attiva, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Cosa vuol dire questo? Solo una riflessione brevissima. La nostra Costituzione contiene un paradosso bellissimo. Siamo tutti uguali, abbiamo tutti diritto all'uguaglianza, ma siamo anche tutti diversi, abbiamo tutti diritto alla nostra identità, senza distinzioni di sesso, di razza, di religione, voi capite quanto, di condizioni economiche. È un simbolo, tutti uguali e tutti diversi. No, la chiave di risoluzione c'è, ricordo, lo indicava già Bob. La diversità, per essere un diritto e un valore, come è il valore del pluralismo della nostra Costituzione, non deve diventare sopraffazione e inferiorità. E anche qui, una volta di più, che cos'è che ci aiuta a fare questo? Il volontariato e la solidarietà. Perché se saltiamo poi all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, vi suggerisco di stamparvelo bene in testa, perché dovrebbe essere il nostro emblema. È una norma introdotta nel 2001 tra i tanti guai che la revisione costituzionale del 2001 ha fatto, ne ha fatto tantissimi, qualcosa di positivo almeno si è riuscita a fare. L'articolo 4 dice che, il comma 4 dell'articolo 118 dice che accanto alla sussidiarietà verticale, cioè quella tra il comune, la provincia che adesso se ne va, la regione, lo Stato, l'Europa,
a ciascuno il compito di svolgere quelle attività che sono più vicine e più adatte a un bisogno. Accanto alla sussidiarietà verticale e istituzionale verso l'alto, la divisione dei compiti tra la Regione e lo Stato e l'Europa, c'è un principio di sussidiarietà orizzontale, e cioè Repubblica e gli altri soggetti della sussidiarietà verticale, regioni, province, città metropolitane, favoriscono l'autonoma iniziativa dei singoli e delle associazioni, sia come singoli sia come associati, per svolgere attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire un'applicazione concreta dell'articolo 2 di cui parlavo prima, che l'attività del volontariato, del terzo settore come si chiama, è al tempo stesso un diritto e un dovere di ciascuno di noi. Perché dico questo? Perché mi ricordo sempre quando ero ministro e come i responsabili del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, guardavano con sufficienza e rassegnazione all'intervento del volontariato, visto di solito come un'esplicazione di piantagrane, e ai quali un giorno, seccato, dissi: adesso ci mettiamo a tavolino e vi faccio toccare con mano che se il volontariato scompare dal carcere, la sera stessa, come dicevo prima, si chiude il carcere. Allora, il volontariato, mi piace molto il riferimento che Patriarca ha fatto alla città, perché uno dei temi fondamentali dei diritti inviolabili è proprio il concetto di prossimità e quello di città. E il concetto di prossimità, e apprezzo quello che ha detto la banca che ci ospita, il lavoro di prossimità della banca per favorire l'accesso al credito, per cercare di ritornare a vedere la banca come una protagonista dell'economia reale e non dell'economia finanziaria. Uno dei guai della crisi che stiamo vivendo è stata proprio l'orgia e l'illusione dell'economia finanziaria in cui siamo cascati tutti, la necessità di un ritorno all'economia reale. Ma l'altro è il discorso della città. La città è il primo banco di prova, con i lavavetri e i semafori, o con quelli che chiedono la carità perché il tasso di povertà è aumentato spaventosamente durante la crisi, è il primo banco di prova per verificare l'effettività dei diritti fondamentali. Ecco perché mi pare importantissimo allora questo discorso, che tra l'altro con il terzo settore, e qui arrivo anch'io a rispondere alla domanda che ha fatto Amen, è importantissimo per superare quella tradizionale alternativa rigida tra pubblico e privato. Noi siamo sempre stati abituati a pensare che un qualche cosa o è pubblico, Stato, autorità, rigidità, inefficienza, contaminazione, politica, amministrazione, o è privato, logica del profitto. Abbiamo sempre pensato che non ci fosse una soluzione intermedia. Stiamo affrontando una rivoluzione culturale, è la rivoluzione dei beni comuni, come l'acqua, che è di tutti. Prima si pensava che l'acqua fosse di nessuno e non la si poteva sprecare. Poi si è cominciato a pensare che l'acqua ha un valore economico e quindi la si è ristretta per venderla, per privatizzarla, per farne profitto. Adesso si è arrivati a capire che l'acqua, l'ambiente, sono valori, beni comuni, cioè i famosi beni di tutti. E questo vuol dire anche capire che tra il pubblico e il privato c'è poi un orizzonte enorme che è quello del terzo settore, del sociale, che deve riuscire a mediare tra le rigidità del pubblico e il profitto del privato. Insomma, io credo che il volontariato sia fondamentale per attuare la Costituzione e per uscire dalla crisi, e per farlo attraverso il coinvolgimento di tutti, cercando di ricucire un rapporto che abbiamo bruciato tra la società civile e la società politica e istituzionale, che siamo abituati, ne abbiamo l'esperienza in queste elezioni, allo scontro tra la società civile e la casta, la società politica. Credo che il terzo settore sia un modo per affrontare questo tema. Io mi occuperò specificamente di un tema, ma non è l'unico: volontariato e carcere, la liberazione. Ce ne sono altri altrettanto e più importanti. Perché mi occupo di questo?
e sto concludendo, mi date ancora mezzo minuto, perché il carcere è arrivato alla stazione terminale. Il carcere è arrivato alla stazione terminale perché voi sapete che la nostra Costituzione prevede che la pena debba rispondere a due requisiti fondamentali. Tendere perché non si può pretendere, alla rieducazione e evitare trattamenti contrari al senso di umanità. Tendere alla rieducazione e dopo un lungo percorso culturale che vi risparmio, siamo arrivati a dire che la tendenza alla rieducazione è la finalità essenziale della pena, di qualsiasi pena, compreso il carcere, perché le altre finalità, la retribuzione, la prevenzione, sono tutte finalità strumentali che vedono l'uomo come mezzo e non come fine. Quindi la pena è giustificata in quanto ha una finalità che tende a rieducare. E già questo ci mette in crisi di fronte a un sistema nel quale l'unica pena o la pena per eccellenza è la pena detentiva, quella che isola, perché non è facile rieducare nel momento in cui si chiude. L'accoglienza come momento per la rieducazione è essenziale. E allora ecco il ruolo del volontariato in quella che è la prospettiva delle pene alternative al carcere. Guardate, scordiamoci l'illusione che il carcere sia fattore di sicurezza. Il carcere ormai, anche in relazione alla crisi e agli epiloghi della globalizzazione, è diventato una discarica sociale per i diversi. 30% di tossicodipendenti, 40-45% di immigrati. Questa è la realtà del carcere. È una realtà nella quale, e non lo dico io soltanto, lo dice la Commissione parlamentare che ha denunziato l'illegalità del carcere, lo diceva Benedetto XVI, lo dirà domenica Francesco a Casal del Marmo, lo ha detto il Presidente della Repubblica, ma poi c'è qualcosa di più che aggiungerò. Allora, la necessità per cercare di tendere alla rieducazione, di vedere il carcere come il momento d'inizio di un percorso che deve condurre alla libertà e che si snoda attraverso le misure alternative e prima attraverso tutta una serie di presidi e di sussidi a chi sconta la pena in carcere. Volontariato, la sussidiarietà orizzontale è essenziale, perché mi dite dove va se viene affidato, se viene messo in custodia domiciliare l'immigrato clandestino che non ha una casa, se non c'è una rete che lo aiuti e che lo accolga e che lo inserisca. Ecco il discorso della prossimità. C'è di più, le statistiche ci dicono che la percentuale di recidive in chi sconta la pena in carcere è del 90%, recidive è chi ricommette un delitto, la percentuale di recidive a chi sconta le pene alternative è del 30%. Allora il volontariato, le pene alternative e il ruolo essenziale che il terzo settore ha nel creare le condizioni per poter eseguire effettivamente le pene alternative e nel creare una cultura di questo tipo che non c'è nel nostro paese. Perché nel nostro paese, per esempio, vedete quando uno commette un delitto essendo in libertà condizionata, in arresti domiciliari, titoli di scatola. Un tempo i titoli erano marocchino violenta 38 donne, adesso il titolo è detenuto in libertà. Come mai era in libertà? Certo. Pena alternativa, commette la rapina. E allora il ruolo del terzo settore è quello non solo di creare una struttura, una rete, ma anche di creare una cultura. E qui passiamo al secondo problema. Abbiamo preso coscienza che l'aumento esponenziale della popolazione carceraria, da noi è più che raddoppiata adesso, cioè adesso grosso modo la popolazione carceraria è il doppio di quella che è la capienza. Lo sapete, l'avrete letto e visto, che può essere sbloccato. O, come si faceva un tempo con le amnistie che periodicamente svuotavano i carceri, o con pene alternative, con soluzioni diverse al carcere, è arrivata a dei livelli di intollerabilità. Il sovraffollamento che non consente di fatto il rispetto di quei diritti fondamentali che rimangono anche al detenuto e che sono ancora più importanti, perché per uno che vive a Roma l'acqua è un qualcosa,
per uno che sta nel Sahel, l'acqua è preziosa, quel poco di acqua che ha a disposizione. La Corte Costituzionale lo ha detto, vale lo stesso principio. I diritti fondamentali, gli spazi residui di libertà, di identità, di privacy, sono ancora più importanti e ancora più da tutelare per colui che si trova in una situazione di privazione della libertà personale. E allora a questo punto ci si è finalmente resi conto, e lo ha detto prima la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con due sentenze, l'ultima delle quali la Torreggiani è del fine dicembre scorso. L'Italia un tempo era campione di condanne alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la lunga durata dei processi. Adesso comincia a diventare campione, come lo era un tempo sulla Turchia, di tortura dei detenuti, perché si ritiene che il sovraffollamento, dice la Corte, crea delle condizioni di inaccettabilità e di tortura. E allora la Corte ci ha dato un anno di tempo, a fine dicembre scorso, per metterci in regola, altrimenti avremo una serie di condanne per il sovraffollamento che rischiano di dover richiedere un'altra manovra finanziaria per il risarcimento dei danni, perché Strasburgo andrà nel suo risarcimento. Ma c'è di più, c'è che la situazione di illegalità dell'esecuzione della pena detentiva in carcere ha portato sia la Corte Suprema degli Stati Uniti, sia il Tribunale Federale Tedesco, sia ora due giudici italiani, Monza e Padova, a sottolineare che una pena che si esegue in queste condizioni non può essere eseguita, è un'illegalità. E allora il Tribunale Federale Tedesco ha detto che la pena del carcere non si può fare quando non ci sono le condizioni per eseguirla. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ordinato alla California di ridurre il numero dei detenuti drasticamente. I due giudici italiani, Monza e Padova, hanno chiesto alla Corte Costituzionale di allargare la legge che prevede che non vada in carcere chi non è nelle condizioni di salute per sopportarla anche a chi non può andare in carcere perché in carcere non c'è posto. Ecco dove io credo che sia essenziale, e ho veramente finito, vi chiedo scusa di tutto il tempo che vi ho preso, che sia essenziale il discorso del volontariato e del terzo settore. Per affrontare tutta una gamma di problemi, sono poi altri, guarda, io mi sono occupato del problema del San Raffaele, un istituto di cura e di ricerca che è arrivato sull'orlo del fallimento e che siamo riusciti a salvare dal fallimento facendo delle grandi acrobazie. Io ho visto anche nel campo salute, salute intesa come benessere, salute intesa come capacità di rapporto con l'altro, quanto sia importante il terzo settore. Così come nell'ambito della cultura, dei beni culturali, ma si possono conservare. Ecco perché io credo che dobbiamo ripartire da zero, ripartire dall'affermazione che fare volontariato è un dovere ed è al tempo stesso un diritto, ed è un dovere e un diritto necessario da adempiere per cercare di uscire dalla crisi. Grazie. Grazie a lei. Allora io direi che siccome mi sono sembrate talmente interessanti le due relazioni, sia quella del professor Flico che della dottoressa Sabbadini, che insomma se volete fare delle domande le possiamo fare, possiamo aprire un po' come si dice di dibattito. Io vorrei soltanto raccontare una storiella, giusto per che mi è venuta in mente sentendo le parole del professor Flick. Delle persone che in qualche modo antepongono un dovere sociale al proprio interesse o profitto. È brevissima, io tutti i giorni per dovere di lavoro setaccio decine di giornali e mi sono imbattuto in una storia che apparentemente col volontariato non c'entra niente, ma che dà lo spirito, questo spirito che diceva il professore. Una coppia di anziani prende una badante in casa, spinta dai figli, insomma questi due anziani cominciavano un po' a perdere colpi e prendono questa badante. La badante entra in casa e si ammala di una malattia grave. I figli dicono vabbè, che facciamo, tocca che la cambiamo, insomma la licenziamo. E la coppia di coniugi anziani dice niente per niente e cominciano a curare la badante. Quindi la portano a fare tutte, insomma, la malattia era grave, eccetera. La storia finisce, e devo dire a me mi ha commosso,
col fatto che questa povera donna muore tra le braccia dei suoi, praticamente, di quelli che lei avrebbe dovuto assistere. Insomma, mi è sembrato un ribaltamento talmente forte, bello, intenso delle cose che, insomma, l'ho voluta raccontare. Allora, abbiamo sentito che l'Istat ci dà sempre dei dati, almeno tutte le volte che leggo i dati sul volontariato dell'Istat, non ci credo, dico, ma porca miseria, ma com'è possibile che sia così? Eppure invece sono dati reali, sono sempre stupefacenti, ecco questo, di quanto a numero, a percentuale di persone che si dedicano al volontariato. Se volete fare delle domande... Beh, abbiamo l'occasione, insomma, le due relazioni sono state belle, dense, diciamo così, quindi spunti per fargli delle domande ce ne sono. Speravo che andasse meglio questa. Vede che siamo stati sufficientemente efficaci. Ma tu hai fatto tante di domande, dico, per cui hai... È il mio mestiere, non posso. Hai fatto il moderatore, hai fatto anche... Il domandatore. Il domandatore, per cui ci hai tolto il lavoro, se vogliamo. No, ma colpisce comunque, sono Angela Pesce dell'Asa, che si fanno questi discorsi veramente bellissimi, devo dire. Totalmente staccati dalla realtà. Totalmente staccati dalla realtà. Però sono realtà. Però sono realtà. Sono realtà, però cioè, nel momento in cui la borsa crolla, ci procurano, c'è anche cioè, un disagio, non abbiamo un governo, fra un po' non abbiamo presenza in Puglia, c'è un quadro disastroso, cioè. E poi c'è questa bellissima cosa. Perché non c'è una legge quadro sul volontariato? Che l'unico modo con cui lo Stato ha affrontato il tema del terzo settore è stato quello delle agevolazioni fiscali. E quindi c'è una lettora, ed è anche giusto che sia così, di situazioni diversissime, di strutture diversissime. Guardi, lei pensi che, e questo a dirle, diciamo, il tema delle società, cioè dell'organizzazione, del gruppo per fare affari, per fare commercio, le società imprenditoriali, le società del codice civile, c'ha un libro intero del codice civile dedicato alle società, la società semplice, la società di azioni, la società in accomandita, la società di denaro. Il tema delle associazioni, cioè il tema del modo come vivere insieme, è liquidato in 4 articoli nel primo libro del codice civile. E finora non si è ancora riusciti a elaborare una legge 4 che affronti il tema del terzo settore, perché si è lavorato solo dando delle agevolazioni fiscali, cioè considerando e male oppure per settore, diciamo, sì, oppure corre per settore, cioè, ecco, cooperazione, esatto, sì, sì, ma solo per settore, sì, sì. Ecco, una legge quadro che affronti il tema del volontariato del terzo settore non c'è, ce ne sarebbe, eppure si potrebbe farla a costo zero, cioè vuol dire quello che diceva, certo. Non è un tema che... Ma poi secondo me c'è anche un'altra, come dire, frattura fra la gente che fa volontariato, quindi quello che la spinge, le dinamiche, e le organizzazioni di volontariato, dove un pochino in questo microcosmo si riflette il macrocosmo esterno, cioè le divisioni, i meccanismi di clientela, i meccanismi di, cioè si, come dire, riflettono in qualche modo, possono riflettersi, talvolta si riflettono anche lì, quindi anche questa poi è io posso dire solo una cosa, c'è la tendenza pericolosa ad attrarre il terzo settore o nel campo del pubblico o nel campo del privato profitto. Io l'ho vissuta alla Corte Costituzionale con le fondazioni. Le fondazioni sono nate come esperienza privata, espressione, come disse la Corte, con una sentenza importante, delle libertà associative. E c'è stata immediatamente la tendenza a trasformarle in strutture pubbliche, cioè a riempirle con esponenti della società politica, che la Corte ha cercato di frenare. Oppure c'è stata la tendenza
ad attrarre nel privato nella logica del i meccanismi sono sempre quelli in Italia, non c'è niente da fare, è un fatto culturale in tutti i settori, purtroppo anche nel terzo settore. Volevo dire una cosa rispetto a quello che avevi detto prima, no? Cioè qui parliamo dello spread, della crisi, cioè di tutti gli aspetti più negativi, visto che siamo in un periodo di grave crisi anche molto lunga. Però secondo me dobbiamo pure avere la capacità di cercare di fare i conti, e questo nei momenti di crisi è più difficile farlo per tutti, però io penso che anche i media abbiano un ruolo fondamentale nell'evidenziarlo, che bisogna fare i conti pure con le cose positive di questo paese, perché se noi in periodi di crisi continuiamo a guardare soltanto agli aspetti negativi della crisi, che voglio dire non li voglio sottovalutare, tant'è che ogni giorno li misuriamo eccetera, però attenzione, cioè questo è uno di quegli aspetti di forza che il paese ha, insieme ad altri, insieme alla bellezza, tanto per fare un esempio del nostro paese, la bellezza del nostro paesaggio, la bellezza del nostro patrimonio culturale, che possono diventare leve di sviluppo. Quindi cioè io mi sento pure di dire che forse dobbiamo cominciare a ragionare, a pensare, a dare immagini che siano anche di prospettiva positiva dei nostri punti di forza, cosa che facciamo ancora troppo poco, perché tutti molto ovviamente presi anche dal peso delle caratteristiche negative, che sono la crisi, che sono la crisi anche delle istituzioni e così via. Ci sono tutti questi, ma attenzione, cerchiamo di rendere visibili queste ricchezze, questo patrimonio, perché questo spingerà anche le persone hanno voglia di andare avanti, hanno voglia di affrontare le cose, cioè. Quindi è bene pure che dal lato, come dire, no? Dei media ci sia un po' questo tentativo di valorizzarlo. Ecco. Vorrei aggiungere un'osservazione generale, un luogo comune, ma che a me è sempre colpito moltissimo, lo sapete certamente. Fa molto più rumore un albero che casca di una foresta che cresce, no? Certo. Primo. Secondo discorso. Amen ha ragione, non solo non si è parlato di volontariato nella campagna elettorale, non si è neppure parlato di cultura, che è scomparsa completamente dalle nostre riflessioni, mentre un minimo di riflessione sulla cultura, lo dico proprio apposta con riferimento al volontariato, perché il volontariato nell'ambito della gestione dei beni culturali può avere un'importanza fondamentale anche sul piano occupazionale, sul piano del PIL, sul piano occupazionale. Pensate cosa vuol dire innescare un meccanismo virtuoso sull'articolo 9 della Costituzione, ambiente, paesaggio, lo chiamo paesaggio, ma è quello, beni culturali, beni artistici, cultura, quello che qualcuno ha chiamato il patrimonio, il petrolio d'Italia. E che noi consideriamo benessere, elemento costitutivo del benessere. Ecco, allora, per esempio, io sono convinto che sul discorso delle parole chiare forse dovremmo dare anche un po' di spazio alla cultura, per ritornare alla capacità di cultura. E sono convinto che il discorso del volontariato debba essere anche un discorso che aiuti a fare cultura, perché la gente, noi stiamo perdendo la capacità, no, di ragionare in termini di cultura. E appunto c'è stato un articolo, credo di Stella, non mi ricordo, sì, di Gian Antonio Stella, un editoriale sul Corriere, sì, che lamentava proprio la mancanza della cultura nella campagna elettorale. Poi immediatamente tutti i partiti sono precipitati a dire no, ma noi l'abbiamo fatto, sapendo nemmeno di cosa parlava. Ecco perché dicevo riscoprire la Costituzione, rileggere la Costituzione, articolo 9 per esempio, in questo senso. C'è una domanda, posso fare solo una piccola osservazione riguardo a quello che diceva? Io mi occupo di sostegno a distanza e mi viene in mente adesso, e ci penso spesso, in questo momento, che sono quante persone che fanno la spesa al mercato e risparmiano un euro per un sostegno a distanza completo, costa sui 240 euro all'anno, quante persone anziane, giovani, ma di tutti gli stati sociali eccetera, risparmiano 1-2 euro e mettono via per mandare e per mantenere un bambino in Africa che poi gli manda le letterine. Cioè non è un'olografia, è un elemento positivo, c'è una forza che è capillarmente distribuita del volontariato. Però è più facile mandare un euro in Africa e non fare qualcosa in Africa.
c'è anche questo da tener conto, cioè molto più, io sono più disponibile a fare un'adozione a distanza che non andare a trovare un malato terminale in un ospedale di Roma. Sì, no, io ho citato quella perché è, proprio, è la cosa più facile, è la forma di volontariato più facile, insomma, no? Prego. Sì, una piccola riflessione e una domanda proprio a Edo invece. Mauro, Forum Terzo Settore. La domanda, un'affermazione fatta dalla un'amica dell'ANSA era quella che assimilava in qualche modo le organizzazioni di volontariato ai vizi e alle incapacità che si trasformano anche nel terzo settore e nel volontariato rispetto alla politica. Questo è un ragionamento estremamente interessante, pericoloso e che va ben ponderato, perché non dovremmo fare del terzo settore, del volontariato, la stessa modalità di intervento che ho fatto con la politica, che ci ha portato poi anche per la questione dei media che hanno letto comunque la politica in senso orizzontalmente negativo, l'immagine è passata questa spesso e ha portato quella fiducia degli italiani in quelli nella stessa politica ai livelli che siamo. Non è solo colpa della politica ma anche del messaggio che abbiamo dato, quindi qui c'è una grande responsabilità. Credo che il volontariato abbia delle responsabilità e quelle responsabilità vadano sicuramente individuate e colpite, ma bisogna anche tenere in grande considerazione la differenza che esiste fra l'azione del volontariato organizzato, che ha una capacità trasformante non solo di risposta in servizi, ma trasforma radicalmente le istanze, le relazioni, le comunità, rispetto a un'azione assolutamente lecita e importante del singolo che affronta un singolo problema, ma che spesso non ne risolve poi la questione fondamentale. La domanda riguarda la comunicazione, credo questo sia un punto importante. Sempre la collega dell'ANSA ha detto queste cose non sono presenti, sono scollate dalla realtà. Si parla di queste cose ma non sono nella realtà. Io credo che queste cose non sono nella realtà perché il volontariato e il terzo settore non hanno capacità di raccontarsi, usano troppo spesso meccanismi di autoreferenzialità rispetto alla propria posizione. Per esempio, lo dico tranquillamente, lo dico in maniera molto anche qualche forse dirò una cosa ora che mi non so se mi licenzieranno dal forum, si occupa molto del 5 per 1000, si occupa giusto, perfetto, va benissimo occuparsi del 5 per 1000, dell'IMU, sono cose fondamentali. Credo però che dovrebbe avere la capacità di narrarsi, di raccontarsi in modo appetibile. Cioè la stampa non può raccontare le nostre battaglie per il 5 per 1000 più di una volta, deve raccontare la nostra capacità di narrazione di storie che cambiano le realtà di questo paese. Le storie dei volontari. Le storie dei volontari, le storie di donne e uomini che in maniera organizzata fanno questo. Allora, se Lucca diventasse anche un momento in cui si comincia a ragionare sulla narrazione delle storie, e visto che c'è un programma, e questo deve diventare il centro del prossimo nostro impegno per i prossimi anni, se vogliamo incidere sul cambiamento della stampa, dei media in generale e essere soggetto di trasformazione del paese. Quindi io chiedo a Luca proprio che diventi un punto di inizio di un percorso fondamentale. Non so se Edo questo potrebbe darci anche un'idea, se il CNV può continuare su questo percorso che mi pare un percorso perso in qualche maniera in questo paese. Scusa Presidente, posso anticipare la tua risposta? Ma per dire, sono felicissimo. Semplicemente per dare plurali. Una nota, poi la parte culturale. Sono Gianluca Testa, insieme a Giulia Sensi curiamo la comunicazione per Centro Nazionale Volontariato. Volevo solo ricordare che abbiamo appunto, come ha accennato Mauro, aperto un contest, il bando è rimasto aperto soltanto per un mese. In questo mese siamo riusciti a raccogliere, abbiamo chiesto che fossero scritte storie, una cinquantina di storie, alcune anche particolarmente toccanti. Di queste 50 storie una trentina le inseriremo all'interno di un ebook scaricabile, lo consegneremo ai colleghi giornalisti, perché tanto quando vengono ad appuntamenti come questi la richiesta è
raccontateci una storia o dateci i numeri, ecco che diciamo in questo contesto, perché lo sappiamo. Questo solo per dare un'indicazione di natura tecnica. C'è stata una risposta e tra l'altro questo tipo di percorso è stato sposato anche dai colleghi di CESVOT, giornale radio sociale e quant'altro. Questo significa che insomma l'unione fa la forza e probabilmente è la strada giusta da seguire. Proviamoci, cominciamo un percorso in questo modo, anche per imparare a raccontarci meglio, insomma. Va bene, se non ci sono altre domande. Però non ha risposto il presidente. Secondo me so, lui facciamo fare le conclusioni. Se no facciamo il festival qua. È un po' prematuro. Sì, sì, le mie conclusioni sono davvero brevi, nel senso che insomma. Abbiamo fatto una conferenza stampa un po' sportiva e sono contento che siete rimasti qua tutto questo tempo. Forse questo possiamo dire un piccolo aperitivo, speriamo buono, per quello che accadrà a Lucca. Vorremmo che fosse questo il clima dello stare insieme in quei giorni. Per rispondere anche alla sollecitazione di Mauro, Mauro lo sa bene che negli anni lunghi di impegno nel forum, questo è stato, in quegli anni per parte mia, è stato uno dei punti su cui ci abbiamo dedicato tanto tempo, cioè abbiamo inventato anche la teoria, la cultura della comunicazione sociale. Credo che quello che dicevi tu è strategico, perché il Festival di Lucca vuole andare in quella direzione, cioè non un ritrovo tra coloro che si parlano addosso un pochino, tra i soliti noti, compresi il sottoscritto, che si ritrovano a parlare di welfare, a parlare di tanti problemi, di strategie, cioè, ma un festival in cui davvero comunichiamo, come diceva Mauro, raccontiamo una cultura, una storia, storie anche. E la parola festival va in quella direzione, non quindi un convegno, ma proprio un'esperienza di comunicazione, di racconti, anche di cultura e anche di approfondimenti. Quindi credo che sia questo un po' il futuro che abbiamo davanti, cioè se vogliamo davvero diventare un soggetto pubblico, come piace dire a me, cioè pubblico nel senso di persone e realtà che si interessano del bene comune, dobbiamo comunicare, dobbiamo essere capaci di raccontare, altrimenti, come diceva Agnese, abbiamo uno strano mondo in cui il racconto che oggi percorre la nostra vita tutti i giorni, un racconto spesso drammatico, a volte lo è anche perché abbiamo una crisi pesantissima, ma non riusciamo a raccontare l'altra Italia, che mi piace dire resiste, che c'è, l'Italia delle famiglie, l'Italia del terzo settore, che questo paese lo tengono insieme, perché poi questo paese ha retto questa crisi perché c'è una realtà di famiglie, di imprese, di terzo settore che questa crisi la stanno controllando, non so fino a quanto riusciranno, perché poi qui la politica dovrà pur fare qualcosa, spero presto, però è questo, ecco, il dato di verità, cioè il paese sta dentro la crisi resistendo perché ci sono soggetti che io li chiamo pubblici, nel senso che lo fanno per il bene comune, che tengono il paese legato. Ecco, io credo che questo compito lo svolga la grande, il volontariato del terzo settore, e credo che questo vada raccontato, Mauro, quindi in quella direzione penso che CNV ci sia e ci starà ben volentieri. Io vi ringrazio anche ancora una volta il Banco Popolare per questa ospitalità davvero, che sta dentro al tema della bellezza, dell'attenzione, del fare le cose con gusto, dico sempre io, perché non siamo solo trasandati e sciatti, dobbiamo essere anche piacevolmente orgogliosi anche della bellezza e quindi anche scegliere i posti giusti. E ringrazio voi tutti, ringrazio anche gli uffici stampa, qui è presente il forum del terzo settore, Mauro, Massimo, Patrizia, tanti amici. Ringrazio anche CSVNet che è qui presente e che sono partecipi, ci aiutano appunto nell'animazione del festival. Ecco, non ho dimenticato di dire che questo festival non è il festival soltanto del CNV, ma è il festival anche, spero, delle reti che ci aiutano e ci stanno sostenendo. Grazie, quindi vi aspettiamo tutti a Lucca. Lucca è anche bella, quindi venite 2 o 3 giorni che i lucchesi saranno felici di accoglierci. Per essere assicurato. La tolgo prima.